E qui invece ci troviamo queste cose che vedete che fanno parte delle antiche ferriere. Naturalmente non erano qua, qui non era una ferriera, sono stati sistemati qua perché l'ambiente è più adatto a questo tipo di, perché le ferriere dentro erano così, cioè lo spazio era questo. Quello che vedete qui è un maglietto che va a corrente, che va all'elettricità. Questo era un maglio che andava d'acqua nel senso che qui c'erano. Questo è già abbastanza moderno perché vedete ci sono delle parti che sono in metallo. Quelli precedenti, quelli antichi, erano tutti di legno. L'unica parte di ferri che c'erano era dove c'era la testa, che doveva essere piuttosto chiaramente resistente, e poi i vari ferri che stringevano il legno per tenerlo unito. Questo quindi è già una versione relativamente moderna, però il modello è antico. E questo era collegato con la ruota d'acqua, quando girava faceva girare questo e faceva sollevava questa trave che ricadeva e loro stavano lì e modellavano quello che avevano da modellare. L'industria delle ferriere è nata, non è nata qui a Mason, qui in Valle Stura, è nata giù sulla costa, nella zona di Voltri Mele, dove andremo poi domani a vedere le cartiere. È nata lì, però c'è rimasta ben poco perché c'erano alcuni problemi. I problemi erano quelli ad esempio, del combustibile. In meno di 50 anni erano riusciti a tagliare quasi tutta la vegetazione che c'era in giro, no? E quindi c'era questo problema. E la cosa, il vantaggio era che trovandosi in riva al mare c'era il collegamento, diciamo, diretto con le imbarcazioni che caricavano il minerale ferroso dall'isola d'Elba e sbarcavano a Voltri e già avevano subito lì le ferriere pronte, no? A partire da metà 500 abbiamo una trasformazione di questa pre-industria, diciamo, non era ancora industria. E le ferriere in parte vengono convertite in cartiere o vengono costruite nuove e le ferriere si trasferiscono in Valle Stura perché qui c'era abbondanza sia di acqua che di legname. Questi erano tutti boschi, era proprio una foresta era. Tant'è vero che nel Medioevo qua i signori della zona si chiamavano i marchesi del bosco perché era tutta una foresta da qui praticamente sino alla pianura sino ad Alessandria. E sono riuscito a tagliare una buona parte perché le ferriere consumavano parecchia legna per fare questi lavori. In parte veniva trasformata in carbone. C'erano degli addetti che facevano le cosiddette carbonaie, che era una cosa difficilissima da fare. Si faceva uno spiazzo nel bosco, si cominciava a fare una pila di legne, si faceva una specie di cono e poi si ricopriva di terra e poi si accendeva il fuoco dentro. Doveva bruciare molto lentamente perché se bruciava si diventava cenere. Quindi bisognava stare. Dura, questo, questo, questa durava praticamente 10 giorni. Doveva stare 10 giorni, giorni e notti lì a aspettare che la cosa che si diventasse carbone. E quando vedevano più fumo, voleva dire che bruciava di più e coprivano per soffocare il fuoco. Quando vedevano che c'era poco, allora aprivano dei fori nella terra che c'era sopra per fare dare aria per fargli dare più fuoco, no? Tutto questo era quello che girava attorno alle ferriere. C'erano questi che facevano il carbone. C'erano i mulattieri che da volte portavano su il minerale ferroso che serviva poi per forgiarlo. A loro volta c'erano quelli che poi finito e terminato il lavoro, che poteva essere, come avete visto un po' un'occhiata nel museo, c'erano chiodi, c'erano qualunque cosa che fosse di ferro, le riportavano giù per portarli alla marina, imbarcarli e andare a venderli da qualsiasi parte. Quindi qua lavoravano anche le donne e i bambini che facevano altri lavori, però sempre inerenti alle ferriere. Però diciamo che i più impegnati erano i mulattieri e quelli delle ferriere. Tant'è vero che il lavoro, come avete visto, avete intravisto nel documentario, era molto duro. C'era un proverbio che diceva: se vuoi provare le pene dell'inferno, fai il fabbro d'estate e il mulattiere in inverno.
Perché in estate c'era da morire dal caldo, chiaramente, nella ferriera. Ed inverno, quando dovevano passare su questi monti con i muli, che dovevano passarli giornalmente, che ci fosse neve, che non ci fosse, che ci fosse la neve così alta, che ci fosse il ghiaccio, bisognava, o tempeste di neve, bisognava passare. Quindi era una cosa molto, molto pesante. Le ferriere fino a quanto durano? Durano sino praticamente all'Ottocento. Nell'Ottocento comincia la decadenza di questo tipo di lavoro. Perché? Perché ormai c'è la rivoluzione industriale, come sapete, in Inghilterra. Nasce la rivoluzione industriale, che cosa vuol dire? Che vuol dire che bisogna riorganizzare tutto il sistema di lavoro. Qui cosa c'era il problema? L'acqua non costava nulla per far girare le ruote, per far girare il maglio, però l'acqua alle volte non c'è, d'estate c'era la siccità, quindi la ferriera si fermava. In inverno cosa succedeva? Che c'era il gelo e la ferriera si fermava perché le ruote non giravano e quindi diventavano inattive. Non avevano, e quindi non avevano più la non riuscivano più a avere la concorrenza, come per esempio in Inghilterra, dove avevano introdotto la macchina a vapore. La macchina a vapore funzionava d'estate ed inverno. Qui non sono riusciti ad adeguarsi a questo, anche perché però è nata l'industria siderurgica giù al mare, chiaramente. Perché? Perché hanno cominciato a importare carbone da dove lo produceva, dove lo estraevano. E quindi, se tu portavi il carbone e il minerale ferroso, e più dovevi ancora portare le cose qui e poi riportarle giù, ti veniva a costare troppo. Allora, poco per volta, queste industrie, queste filiere hanno cominciato a ricadere e a chiudere. E è nata l'industria siderurgica giù. Domani, se riusciremo con i mezzi che avremo tempo, quando andremo a vedere le cartiere, alle fabbriche di Voltri, se riusciamo andiamo a vedere un'antica ferriera dove c'è rimasto praticamente solo i muri, costruita nell'Ottocento, durata solo 10-12 anni, dopodiché il padrone, i Certi Tassara, si sono trasferiti nella stessa valle però in fondo e hanno costruito un'industria siderurgica molto avanzata per quell'epoca, dove ci lavoravano centinaia di persone. Quindi si vede proprio l'abbandono dell'antica preindustria e la nascita dell'industria. Questo nell'arco di questi hanno cominciato con una ferriera che era ancora quella praticamente del 700, del 600. Nel giro di 10 anni si sono emancipati e hanno costruito questa industria e hanno abbandonato definitivamente questo tipo di attività. Qua Amazzone hanno continuato l'arte dei chiodarole, cioè di fare solo i chiodi, ma non era più una ferriera. Erano praticamente delle piccole stanze anche sotto casa dove con un'incudine, con un piccolo forno facevano questi chiodi. Non avevano più niente a che fare con la ferriera di vecchia stampo tipo queste, ci voleva poco spazio e insomma, e facevano la fucina, no? E poi dietro c'è lo strumento per dare aria, diciamo, alla fiamma e farla sviluppare. Vedete? È un mantice. Un mantice, venite a vedere di qua, vedete? È un mantice fatto di cuoio, no? Fatto di cuoio. Veniva messo, qua ci venivano messi, magari i ragazzini a fare questo lavoro, o qualche donna, e bisognava soffiare dentro. Perché c'è un muro da questa parte? Perché ogni tanto le scintille saltavano fuori, andavano a finire sul cuoio e lo bruciavano. E quindi bisognava ripararlo, era una cosa abbastanza costosa. Quindi vedete, questo è un modo di lavorare ancora artigianale. Però questo è durato praticamente sino praticamente al 600. Poi dal 600 in poi è stata inventata la cosiddetta tromba eolica, cioè era stato fatto un sistema dove praticamente con una serie di tubi e di botti entrava l'acqua dall'alto, la stessa acqua che faceva azionare la ruota, entrava dentro in questa botte, la pressione dell'acqua faceva uscire l'aria e faceva lo stesso lavoro praticamente del mantice. Quindi non c'era più neanche bisogno di qualcuno che stesse lì a farlo andare su e giù. E non c'era neanche più il pericolo che si bruciasse, perché questo era tutta un'altra cosa. Mi sembra che qua ce ne si avevano trovato. Qui facevano tutto in legno, quindi c'erano dei tronchi scavati e venivano utilizzati. In altre zone d'Italia venivano fatti in pietra. Esempio,
E quindi, ecco, vedete, qua ci sono tutti gli attrezzi che venivano utilizzati per lavorare il ferro, e erano tutti diversi perché servivano per cose diverse. Potevano essere i chiodi, potevano essere, perché i chiodi non ci sono soltanto quelli da mettere nel legno o negli scarponi di una volta, ci sono anche quelli fatti in un certo modo che venivano messi nelle travi, ci sono quelli lunghi che venivano messi e piantati nelle travi delle navi, quindi erano molto lunghi, oppure nei soffitti, nei tetti delle case dove c'erano tronchi molto grandi, quindi c'erano tutte le misure, quasi impossibile elencarle tutti. E ognuno doveva avere una lavorazione diversa, e bisognava avere, diciamo, la mano di. Perché il difficile in questo lavoro era quello di riuscire a fare. Bisognava fare la svelta, perché sennò il pezzo perdeva il calore e non era più malleabile, quindi bisognava di nuovo scaldarlo e ricominciare da capo. Quindi era un lavoro pesante e svelto. Vedete quanti tipi ce ne sono? Ce ne sono di un'infinità. E quando vedete, anche quando ci sono i pannelli e ci sono tutti i chiodi, e i chiodi, il tipo diciamo di ferraglia che è tutta catalogata secondo di quelle ancora che si ricordavano, perché alcune cose non si sanno più, cioè non si capisce più che funzione avesse, anche perché queste cose non si fanno più da 200 anni almeno.